see me in the spotlight, ooh, I'm gonna be your sound. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I'm gonna be your sound. Show me what you got, now come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Città di Castello per il concorso nazionale e internazionale di Ragazza Mediterraneo. Eh sì, infatti un overture particolare, siamo in trasferta proprio in questa magnifica regione, Città di Castello, come dicevi tu, per Ragazza Mediterraneo. Siamo all'interno del ristorante, hotel, il Boschetto. Sentite già un po' di voci perché qua sono i preparativi, stanno insomma movimentando tutto per fare davvero una serata bellissima. Tante sono le partecipanti stasera. 38 ragazze. Tra Miss, Lady, Over, davvero un parterre di bellezze straordinarie, quindi in bocca al lupo alle vincitrici di questa sera e ovviamente rimanete con noi perché non finisce qua. No, non finisce qua. Con piacere il patron del concorso Ragazza Mediterraneo, la nostra Carla Terranova, benvenuta. Grazie, grazie a voi tutti. Carla, una cornice straordinaria, Hotel Boschetto, Città di Castello, un paesaggio indescrivibile, talmente bello e suggestivo che insomma hai scelto davvero bene. Sì, sinceramente non pensavo neanche io di avere questo, non lo chiamo paese, questa città meravigliosa con tanta gente meravigliosa che ha aderito al mio invito, quindi ho tanta gente che mi piace guardare e che amano questo tipo di concorsi. In Ragazza Mediterraneo tante sono le partecipanti, davvero un parterre di bellezza davvero straordinario questa sera, quindi parliamo di Miss, parliamo di Lady, parliamo di Over. Esatto, abbiamo 5 categorie, andiamo dalle Miss che vanno dai 14 ai 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, per non escludere mai i 60 e 70. Quindi hai coinvolto davvero tutte. Sì, tutti quanti, tutti quanti. E sono felice anche per una serata meravigliosa, tanto pubblico ci ha raggiunto e spero che la serata sarà come io volevo che fosse. Una grande serata, una grande organizzazione durata qualche mese, perché una organizzazione del genere merita di ovviamente di essere gestita nel miglior dei modi. Ci sei assolutamente riuscita, sarà una grande serata per poi scopriremo anche alla fine i titoli di questa sera. Io ringrazio anche voi e non per niente vi ho scelto perché siete una TV importante per noi che facciamo questi eventi dove tutti possono finalmente guardare quello che succede in queste grandi manifestazioni. Grazie Carla, in bocca al lupo davvero a tutte le partecipanti, ci ritroveremo con te nella parte finale per le fasce e coroncine. Grazie di nuovo, grazie. Veramente molto molto conosciuto, Ragazza Mediterraneo. Un applauso va a Carla perché tutti i suoi eventi, sia di sfilate sia di concorsi di bellezza, sono un successo, amici. Hanno veramente un pubblico strepitoso e meraviglioso. Io la conosco e ve lo posso garantire. Thank you.
Ed eccoci qui con Dugo Letizia che ci illustrerà come andranno vestite le nostre 38 ragazze. Ciao, ciao a tutti. Allora, le ragazze che sfileranno questa sera sono 38, come hai detto tu, in tutto. Ognuna sfilerà con un abito da sposa che è stato scelto in base alla sua fisicità, in base al colore della pelle, capelli, trucco. E la serata si svolgerà con... prima usciranno 38 abiti da sposa, poi rientrano, escono 10 abiti da cerimonia accompagnate da pellicce. Dopodiché... e inizia il concorso vero e proprio della serata, quindi le ragazze sfileranno per voi con i suoi abiti che hanno portato da casa. Grazie infinite Letizia e buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille. Tina Marasca, una scrittrice, un personaggio davvero eclettico che è qua questa sera in occasione di Ragazza Mediterraneo per parlarci di un artista, oltre a lei stessa perché anche tu sei una grande artista e scrittrice. Quindi noi vogliamo presentare il libro Gioson Pacaro. Ecco, perché Gioson Pacaro e di chi parliamo in questo testo? Allora, in questo testo, che è innanzitutto biografico, parliamo di un personaggio che attualmente è su Canale 5, Uomini e Donne, Sossia Ruta. Ma prima di arrivare alla parte televisiva, all'interno del libro nasce proprio come esperienza di vita. Più che altro noi diciamo che questa biografia è un testamento etico-morale, perché il protagonista, avendo una separazione in atto e vivendo 800 km dai figli, mi chiese se gentilmente poteva, visto che non li può vivere tutti i giorni, se poteva trasmettere le sue emozioni, il suo vissuto e i suoi progetti futuri attraverso la penna, quindi attraverso la carta, e, in modo che i figli, pur non vivendolo tutti i giorni, un domani sapranno chi è il loro padre. Quindi è concentrato in tre parti il testo: la prima parte è la sua vita passata e presente, la seconda parte comprende tutta la sua carriera calcistica, perché poi il protagonista gioca ancora tutt'oggi e il suo sogno è quello di fare 400 gol, è in attivo a 370 gol, quindi mancano 30 gol per il suo sogno finale, e poi la parte finale, la terza, comprende quella televisiva, perché prima di Uomini e Donne, Sossia Ruta, chi se lo ricorda, è stato uno dei personaggi più discussi di Campioni, il sogno. Era, diciamo, il monello di Gigi Graziani e quindi... e quindi insomma, con la tua penna hai un po' fermato i momenti più peculiari e particolari della vita di Sossio. Soprattutto quelli intimi. Io dico che Sossio ha avuto coraggio a mettersi a nudo, perché racconta tutto, anche le cose... tra virgolette un po' più scabrose, se così posso dire. Si è messo a nudo a 360. Lo metti allo scoperto proprio. Sì, a 360 gradi, non si è nascosto di nulla, sia nelle sue esperienze positive, ma soprattutto ha avuto coraggio nel raccontare tutti i suoi errori e tutte le sue esperienze negative. Non si è fatto mancare nulla, nulla. Senti Tina, il libro è edito da... L'editore è Kraus, un editore molto noto sul mercato, e siamo presenti su tutte le librerie online, dalla Mondadori Store alla Feltrinelli, e dico anche una notizia che ci hanno dato pochi giorni fa: sul sito di Rizzoli siamo i più venduti. Complimenti, noi ti ringraziamo. Grazie, grazie Tina. Noi però vogliamo fare anche una chiacchierata con
il protagonista. Dico solo una cosa, che da questo libro poi è nato un marchio, come si può vedere dietro alla copertina, è nato proprio il marchio Joseon Pacaro, perché raffigura poi il volo del falco, e di questo ne parlerà il protagonista. Sossio, qui appare proprio un'immagine completa di te e del tuo personaggio, a partire, come dicevamo con Tina, dai momenti più eclatanti che rappresentavano un po' per te la ragione di vita, ovvero il calcio. Sì, il calcio è stato ed è ancora la mia vita, perché nonostante i miei 47 anni io continuo a giocare, perché sto cercando di raggiungere un traguardo, quello di 400 gol in carriera, sono arrivato a 370 e quindi ne mancano altri 30 e dovrò ancora giocare. Sosio, poi è arrivata la TV, una grande vetrina, una grande opportunità, un palcoscenico televisivo, insomma, noto davvero a tutti. Sì, mi reputo fortunato anche perché io ho già partecipato a un reality Campioni, infatti la foto del mio libro ricorda proprio quando indossavo la maglietta del Cervia, colori giallo-blu. Poi è arrivato tutto per caso, perché io stavo bene a casa con i miei figli, con mia moglie, poi dopo la separazione ho avuto questa idea di partecipare a questo programma per cercare un po' di autostima in me stesso. Eccoci qua, un libro che parla della mia vita a 360 gradi, non solo calcio, ma parla della persona socio normale, calciatore, ma soprattutto del papà, perché molti mi conoscono solo per il lati love, ma non sanno che io ho una famiglia, sono stato per 10 anni con le pantofole sul divano. Bravo, e questo è l'aspetto più accattivante che va reso noto, e qua in queste pagine fantasticamente descritte da Tina sul tuo personaggio, ovviamente qua si scopre davvero tutto, quindi un Sossia Ruta amico, un Sossia Ruta ovviamente calciatore, nonché un personaggio televisivo, ma non dimentichiamoci, come dicevi tu, un grande padre di famiglia, quindi che ama la famiglia, ama stare con i figli. Questo è l'aspetto che deve essere messo anche in primo piano talvolta. Soprattutto perché io faccio tanti sacrifici, purtroppo a volte sono in difficoltà, ma nonostante tutto i miei figli sono lontani, 700 km, io non faccio mai mancare la mia presenza fisica, è molto più importante di altre cose. In bocca al lupo per tutto. Credi.
Sì, vestiti, moda. Ma chi non poteva mancare qui con noi è il nostro... Mamma mia, cara, non mi ricordo più il mio nome, sai? Wow, Valentino! Perché da piccolo una maga mi disse: ma tu, Valentino, da grande, vorresti una grande memoria o un grande pisello? Indovina cosa ho risposto? Una grande memoria. Non mi ricordo. Non ti ricordi proprio? No, cara, ma dove siamo? Città di Castello? Ma caspita, la città di Monica Bellucci. Wow! Ce lo stavamo dimenticando, sai che io viaggio nel mondo e quindi lei è molto amica. E tutti mi chiedono: ma che differenza c'è tra la paura e Monica Bellucci? A te la risposta, ti aiuto. La paura a farizzare i capelli, Monica Bellucci non mi ricordo. Non lo diciamo. Dimmi un po', Valentino, ma la serata secondo te com'è andata? Ma sai, sempre in mezzo a queste donne io ho un'idea molto particolare del sesso femminile, perché chi disse donna disse danno. Se vuoi la donna bella devi mettere la sentinella. Dopo gli anta alle volte si incanta e dai 50 in su non funziona più. E quindi venite a trovarmi, vi aspetto. Grazie Valentino. Grazie cara, sei stupenda. Anche tu.
can't go on. But in this way, I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold up high the sky and say, yeah, oh, I feel my heart. Come on. Siamo arrivati davvero in conclusione anche di questa magnifica serata, ringraziamo ovviamente il patron Carla Terranova, tutti quanti si sono adoperati per l'organizzazione di questa fantastica iniziativa, tanto pubblico, tanta bellezza, ma un bel numero di partecipanti. E noi vi lasciamo con la carrellata delle vincitrici. E con questo è davvero tutto, da Città di Castello, come dicono nelle migliori trasmissioni, è tutto, appuntamento è per la settimana prossima, sempre con Overture. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Alla prossima.